Buongiorno a tutti, come promesso, oggi faccio il piccantino calabrese. Mi occorre mezzo chilo di peperoncini piccanti, al massimo, e un chilo di peperoni rossi dolci, 200 g di alici senza lisca, e 200 g di olive senza nocciolo, olio e sale. Inizio con tagliare i peperoni dolci. Li privo dei semi. Precedentemente li ho lavati e asciugati, perché è importante farlo, asciugarli senza lasciare acqua. Ora li vado a tagliare a pezzettini piccolissimi. I peperoni bisogna tagliarli così. Io vado avanti a tagliarli tutti, quelli dolci. Poi vi faccio vedere quelli piccanti. Ho finito di tagliare i peperoni dolci, ora vado a tagliare i peperoncini piccanti. Li metto con tutti i semi e li taglio così. Una volta finiti di tagliare, metto 50 g di sale e li mescolo. Ora metto un piatto sopra, li copro e li lascio così per 24 ore. Lo metto in un frullatore, metto dell'olio
inizia a frullare. Lo verso in una ciotola. E continuo a frullare. Cerco di togliere l'acqua che hanno tolto i peperoni. Ora vado a versare le alici. Le olive e ancora olio e frullo. Verso tutto insieme. E mischio. A questo punto riempio i vasetti precedentemente sterilizzati. Ora inizio a riempire. Sto attento che non rimanga aria e vado a chiudere. L'importante è stringere bene i tappi prima di bollirli. Ho preso una pentola, un canovaccio, lo metto dentro, poggi i vasetti e li vado a bollire. Ora riempio d'acqua e li vado a bollire. Ho riempito d'acqua fino al superamento dei vasetti. Ora li lascio bollire. Una volta che l'acqua bolle, li lascio bollire per 15 minuti. Una volta raffreddati, eccoli pronti da conservare in luogo fresco e asciutto. Questo è il risultato una volta aperto il vasetto. Pronto da gustare, si può utilizzare per tante ricette. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.